Segesio, virgola, nella puntata di oggi di Cotto e Mangiato, virgola, propone la ricetta di una torta golosa, genuina, con pochi grassi e tanta frutta. Ecco la torta di albicocche. Cotta e mangiata. Ingredienti: procedimento con le fruste elettriche. Rendiamo spumose le uova intere con lo zucchero di canna. Quando il composto è chiaro e spumoso, aggiungiamo la panna fresca liquida, mezza bustina di lievito per dolci, e la farina setacciata. Mescoliamo con una frusta fino ad ottenere un composto liscio e senza grumi. Versiamo all'interno di una tortiera imburrata ed infarinata. Disponiamo sopra le albicocche tagliate a fettine, ed inforniamo a 180 per 40 minuti. Serviamo con una spolverata di zucchero a velo. Le nostre 10 video ricette.